L'estate de Leon Core è il protagonista indiscusso delle cronache dei vampiri di Anne Rice. Cinico antagonista del primo volume, Intervista col vampiro, l'estate viene svelato completamente nel secondo volume della serie, in italiano Scelti dalle tenebre, e da lì il personaggio si impone con prepotenza e charme, divenendo uno dei personaggi letterari più famosi di sempre. Un vero paradosso, nelle sue contraddizioni, Lestat è conosciuto tra i membri della propria razza come principino viziato, per il modo egocentrico, vanitoso e prepotentemente affascinante che ha di agire e relazionarsi. Lestat fu un ragazzo umano nel Settecento, figlio di una famiglia nobile decaduta in Alvernia. Sin da ragazzino aveva desideri e sogni in contrasto con la mentalità conservatrice del suo tempo. Avrebbe voluto studiare ed entrare in monastero, ma la famiglia glielo impedì, come gli impedì, sedicenne, di inseguire il sogno di diventare un attore. L'unica a comprenderlo davvero era sua madre, Gabrielle, che però era una persona fredda e molto spesso incapace di dimostrare il proprio amore. L'evento che segna l'intera esistenza di Lestat è una caccia ai lupi, cui prende parte da solo, uccidendo un branco di lupi e uscendone vincitore. Dopo quello conosce Nicolas, un violinista, colui che diverrà il suo miglior amico e amante, con il quale fuggirà a Parigi per provare nuovamente a inseguire il sogno del teatro. Il periodo umano di Parigi è il più felice della vita di Lestat, fino a quando un antico e crudele vampiro, Magnus, non lo rapisce, trasforma in vampiro contro la sua volontà e lo abbandona gettandosi nelle fiamme, lasciandolo con infinite ricchezze a vedersela con la sua nuova condizione. Da questo momento Lestat verrà scaraventato in un abisso di solitudine e sofferenza, trasformerà sua madre Gabrielle in vampiro e anche il suo amato Nicolas, che però non riesce a sopportare il dono del sangue e impazzisce, trovando presto la morte. Il ragazzo resterà sempre nei pensieri e nel cuore di Lestat. Nonostante la giovinezza di Lestat, che nel corso delle cronache ha intorno ai 200 anni, abbastanza poco per un immortale, è uno dei più potenti vampiri esistenti, in quanto ha bevuto il sangue di vampiri millenari, come quello del potente Marius e di Akasha, la regina della loro specie che lui stesso ha risvegliato dal suo sonno che sembrava eterno. Non basta di certo un video per raccontare la storia di Lestat, dei vampiri che incontrò e amò, tra i quali figura certamente lui, protagonista di Intervista col vampiro. Tra le sue avventure però 5 sono le più importanti e significative: quella con Akasha, che si risveglia dopo un'eternità con il desiderio di governare il mondo, la vicenda del ladro di corpi che gli permette dopo 200 anni di ridiventare nuovamente un essere umano, anche se le cose non vanno esattamente come aveva sperato, quella con Memnoch, che afferma di essere il diavolo e lo porta in un viaggio dantesco in paradiso e all'inferno, e una misteriosa avventura con degli spiriti durante un lungo periodo di sonno. E, in ultimo, le vicende legate ad Amel, spirito che anima tutti i vampiri e che gli daranno non pochi problemi nel libro Il principe Lestat. Lestat è un personaggio ambiguo e stravagante, megalomane, tendente agli eccessi, sa di essere malvagio ma vuole fare del bene e vuole farlo divenendo un simbolo del male. È vanitoso, vuol farsi vedere e riconoscere, vuole che altri sappiano di lui, nascondersi lo deprime, lo ha sempre fatto. È un personaggio assolutamente sfaccettato e controverso, sensuale sapendo di esserlo, uno dei migliori costruiti dalla Rice e in generale, a mio parere, della letteratura. Un vero e proprio antieroe. Ama profondamente gli esseri umani ed è, in un modo o nell'altro, un vero principe per la sua razza. Essendo protagonista delle cronache e avendo rivelato le origini degli immortali tramite delle canzoni rock, sì, è stato brevemente anche una star del rock, sia i vampiri più vecchi sia quelli più giovani sanno chi è, conoscono il suo nome, per cui è diventato una sorta di leggenda, un simbolo, una celebrità tra i non morti. Presentato come antagonista in Intervista col vampiro, in Scelti dalle tenebre se ne vede il punto di vista e lo si conosce davvero. Lo si accompagna nelle sue sofferenze, rimuginazioni, nei suoi eccessi teatrali e melodrammatici, nelle sue scoperte e nei suoi viaggi, nel suo entusiasmo delirante. E del principe non ha solo la nomea, ma anche l'aspetto. Capelli lunghi e biondi, occhi azzurri a volte grigi o violetti, un corpo e un viso per i quali, sue testuali parole, saresti disposti a morire. E potreste farlo davvero. Imperfetto, sexy, affascinante, bellissimo, spaventoso.
L'estate è questo e molto altro, uno dei personaggi più complessi e interessanti della letteratura vampiresca, estremamente romantico, capace di grande amore ma anche di atti di estrema crudeltà. Come dicevo, un video non basta per parlare di lui e delle sue avventure. Non posso fare altro che rimandarvi ai libri delle cronache per conoscerlo e scoprirlo. Questo era l'ultimo video dedicato ai personaggi delle cronache dei vampiri e abbiamo concluso in bellezza con il protagonista assoluto. Guai a dire il contrario. Spero che vi sia piaciuto e attenti alle gole scoperte.